Ciao a tutti, bentrovati sul canale. Come promesso, ritorno perché in casa Lori Creation ci sono tante novità. Ci sono nuovi kit che Loredana ha preparato per noi e adesso vi farò vedere subito di che cosa si tratta. Ora vi mostrerò il primo kit, la Lori Collection delle Minos in color acqua. Tutte le tonalità del color acqua sono una limited edition, quindi vi raccomando, approfittatene perché è un'edizione limitata e non troverete facilmente in giro queste colorazioni. Queste Minos io le adoro e adoro anche proprio il tipo di perlina. Ho fatto diversi progetti con queste perline. Scusate il rumore della carta, ma li tiro fuori. Ok, allora vi mostro subito. Questo è color acqua opal New Picasso 5 grammi ed è bellissimo perché è un verde oliva con degli schizzi di bronze e argento, quindi fanno questo effetto splash. Li mettiamo così, così si vedono meglio. Poi abbiamo questa colorazione bronze ed è un lilla con all'interno del bronze, del dorato, comunque fanno un effetto bellissimo, come potete vedere. Poi aspettate che arrivino i pezzi più forti, quelli più belli. Allora, poi abbiamo quest'altra colorazione Luster, ed è in questo azzurro stupendo, questo effetto specchiato. Poi, in totale sono 5 pacchetti da 5 grammi e vi faccio vedere gli ultimi due che sono fantastici. Acqua splash, stupendi, con questo oro bello, veramente bello. Guardate questo color acqua con l'oro, ed è stupendo. E poi questi qui sono i tweedy. Questo azzurro con questo bronze, stupendi. Questi quindi fanno parte del kit Lori Collection Minos Acqua. Quest'altro kit che è il bracciale Sophie è un progetto realizzato dalla Parpuca per lanciare queste perline belle, nuove anche nelle colorazioni nuove. E vi mostro subito Loredana come ha infiocchettato per noi questo kit, perché secondo me già presentarli in una scatolina così, guardate, fa tantissimo, veramente. Io ho apprezzato tantissimo quest'idea di Loredana, da qui si vede la sua professionalità, la sua precisione, è veramente stata molto molto brava. Quindi troverete il kit in queste scatoline che poi rimarranno a voi, quindi sarà sicuramente molto molto utile. Il kit contiene queste perline che adesso vi mostro nel dettaglio. Questa chiusurina T-bar con questa coroncina stupenda, veramente bella. Poi queste sono le Samus in questo color acqua verde, ma sono veramente, guardate, sono fantastiche. Tiro fuori una, ve la faccio vedere. Sono di un colore spettacolare, poi abbinati al bronze insieme a queste altre perline di cui non so il nome, che sono tipo dei mattoncini a doppio foro, sono molto carine. Queste sono incluse nel kit, vi faccio vedere, hanno questa forma un po' da un lato piatto, da un lato un po' bombata. Abbiamo le Minos in questo splendido colore che trovavamo anche nel kit, sì, che abbiamo anche nel kit delle Minos, questo colore vi dico subito si chiama Tweedy.
questo azzurro grigio con questi riflessi in bronzo. Poi abbiamo le Rocaille 150, questo colore fantastico, e le 110 in questo color crema. Kit bracciale Sofì, e adesso vi mostrerò il bracciale realizzato, perché chiaramente ho registrato prima i materiali. Vi ricordo che sul sito di Lori, per gli iscritti al mio canale, per chi mi segue, è dedicato uno sconto del 15% col nome Mirarte 15. Comunque vi scrivo tutto nell'info box. Questi sono i due kit e stacco il video, come vi dicevo, e vi mostro il bracciale. Ecco qui il braccialetto Sofì, bellissimo. Questa è la versione opal bronze con i materiali che vi ho mostrato. Ci sarà anche un'altra versione che troverete sempre il link nell'info box che collega direttamente al sito. È stupendo, molto fine come bracciale, come potete vedere, portabilissimo, dai colori veramente estivi, molto molto bello. E ve lo faccio vedere indossato perché è veramente delicato, di facilissima esecuzione, devo dire. Ovviamente, come tutti i bracciali in tessitura di perline, ci vuole il suo tempo per realizzarlo, però voglio dirvi una cosa. Nel kit non comprenderà, cosa che troverete nello schema, il passaggio iniziale prevede una rocaille 80 e dopo 3 rocaille 15. Come potete vedere qui, un attimo che metto a fuoco, ok. E le 80 non le troverete nel kit che Loredana ha preparato per voi e neanche gli anellini qui di congiunzione con la chiusura T-bar, ma in casa abbiamo tutte delle 80, quindi potremo scegliere tranquillamente il colore che più ci piace, anche perché ne vorranno veramente soltanto due, qui e qui, ai due estremi. Oppure potrete tranquillamente utilizzare le Rocaille 150, fare un giro da 6 oppure 8 perline a cerchio e poi partire con tutta la lavorazione. Ecco, soltanto questa cosa volevo dirvi. Per il resto, Loredana si è adoperata anche per realizzare lo schema in italiano, perché lo schema iniziale originario è della Parpuk ed è in inglese. E devo dire onestamente che non ho trovato nessuna difficoltà nel seguirlo, perché comunque è di facilissima esecuzione e devo dire che mi è piaciuto molto realizzarlo. Loredana metterà a disposizione il PDF. Lo manderà via mail sia per l'acquisto della Lori Collection Minos Acqua oppure per l'acquisto dei kit. Quindi potrete sbizzarrirvi a prescindere dai kit che acquisterete. Loredana vi manderà questo PDF per realizzare il bracciale Sofì. Siamo giunti al termine del video, vi saluto. Se il video vi è piaciuto, vi raccomando di lasciarmi un bel like. Iscrivetevi al canale se non ancora lo fate, mi fa piacere. E soprattutto cliccate qui sulla campanella sul lato destro in basso in modo da ricevere le notifiche dei miei prossimi video ed essere sempre aggiornati. Io e Loredana vi abbracciamo, vi auguriamo buone vacanze e soprattutto speriamo di vedere realizzati tanti bracciali Sofì. Un bacione a tutti, ciao!